Eccola, ah, lei me la ricordavo da quando ho fatto lo screenshot. Tempo di crisi, tu fai vedere i video di cucina, ma tutto a posto. Ciao ragazzi, come prima cosa devo spiegarvi il mio look. Non sono solita presentarmi sul mio canale in questo modo, direi abbastanza eccentrico, ma ho appena registrato un contenuto per un brand che deve andare in approvazione e that's why. Non sono solita neanche registrare, tantomeno caricare un video del genere, ma mi fa troppo ridere. Su TikTok qualche tempo fa, circa una settimana più o meno, ho postato un video, un TikTok, in cui dicevo la mia personalissima opinione su delle borse di lusso. I commenti che ho ricevuto sono stati per il 90% iperpositivi, quindi di questo non posso assolutamente lamentarmi, ma il restante 10% sono stati commenti ricevuti, credo a questo punto, da haters, perché innanzitutto sono commenti molto maleducati. Io poi li raggruppo nei commenti con il pizzico di ignoranza, il pizzico di gelosia, invidia, non lo so, però se tendenzialmente una persona commenta negativamente, insultando, dicendo cose senza senso verso un'altra persona, automaticamente mi va sotto la categoria degli haters. Io ovviamente non sono una persona nota, cioè ho il mio piccolo, ho la mia piccola community di cui vado particolarmente fiera, sia qui su YouTube che su TikTok che su Instagram, però questa cosa mi ha fatto troppo sorridere perché io non avevo mai ricevuto questa valanga di commenti negativi. Poi una cosa che ci tengo a dire è la seguente: soprattutto se vi state affacciando in questo mondo, quindi il mondo dei social, credo sappiate che questa è un'arma a doppio taglio, perché l'esporsi vi porta al giudizio altrui, che molto spesso può essere positivo se le persone si rivedono in voi ed amano i contenuti che create, ma negativo se purtroppo le persone non hanno nulla da fare. A tempo perso, molte persone utilizzano i social, vanno su YouTube, vanno su Instagram e vedono video che scorrono e vanno così. Se a me personalmente un contenuto non piace, prima di tutto vado avanti e quindi lì finisce la storia. In secondo luogo, se voglio vedere dove va a parare questo contenuto o questa persona, di certo se devo dire qualcosa, almeno per come sono fatta io, lungi da me insultare, perché chi sei tu per insultare me, e poi l'insulto è fine a se stesso, e lungi da me commentare in malo modo, cioè a meno che io non abbia da fare una critica costruttiva nei tuoi confronti o semplicemente esprimere il mio pensiero, quale può essere non sono d'accordo con te, ci sta, o altri generi di commenti, dobbiamo sempre contestualizzare quello che commentiamo. Io ragazzi, cioè, non ho interesse nel commentare, vado semplicemente oltre. O veniamo a noi, perché come vi dicevo, in questo video in cui commento borse di lusso, le persone non si sono così tanto risparmiate, vi ripeto, è un 10%, ma comunque c'è. Ovviamente vi metto i miei riferimenti sia su Instagram che su TikTok, perché se volete andare a vedere quel video ve lo lascio anche qui sotto in descrizione. È andato tra l'altro virale, ecco perché ho ricevuto tantissimi commenti, perché nel momento in cui un video va virale è esposto ed è guardato da un sacco di persone. Iniziamo con qualcosa di soft per poi andare con l'artiglieria pesante. Pesante ovviamente sempre tra virgolette, però mi fa molto sorridere. Iniziamo da lei, Nuccia Quarto, ci mette il nome, sarà anche una signora secondo me perché la foto profilo può essere quello. Ora dormiremo meglio. Anzitutto sono molto contenta di farti dormire a 7 cuscini. Ogni tanto vado a commentare perché mi fanno troppo sorridere. Ed ho scritto, parte 1, la cosa che mi fa più sorridere è che avrai sicuramente guardato il video fino alla fine per scrivere questo commento. Il video non ti interessa. La prima cosa che fai è andare oltre, quindi scorri la home di TikTok. Invece no, hai deciso di dirmi questa cosa, mi fa piacere perché è importante dormire la notte. Parte 2, solitamente nella vita se una cosa non ti interessa si passa oltre. E lei, certo, non vivevo se non sapevo quali borse trovi brutte. Sempre su TikTok sembra che sia legittimata la maleducazione. Sembra che sia legittimato l'insultare. È una cosa che vedo anche sotto i video dei ragazzi che seguo. È assurdo come si vada nella sezione dei commenti e si iniziano a scrivere cose cattive, insulti. È assurdo, vi giuro. Lei poi è fantastica. Arriviamo a Monica Suarato, anche lei una signora, si vede dalla foto, e mi scrive: ma se siamo liberi, che parli a fare? Quindi tu tramite questo commento mi stai facendo capire che solo tu sei libera di parlare insultandomi, tra l'altro, perché ovviamente non è un complimento, togliendomi la parola. Io adoro le persone che
commentano in questo modo che parli a fare nel momento in cui il pensiero esposto nel video non combacia con quello loro. È meravigliosa la democrazia sui social. Potevo esimermi dal commentare? No, quindi ho risposto semplicemente meravigliosa tu. Loreta Ogno mi scrive: in tempo di crisi si fanno In tempo di crisi si fanno sto video? Non sia mai che in tempo di crisi si facciano questi video. Ci sono anche video di scherzi per le strade, ci sono anche video di cucina. In tempo di crisi tu fai vedere i video di cucina, ma tutto a posto? Cioè, no, assolutamente no. Arriviamo a Anima Eretica. Con gli emoji che ridono fino a piangere, insomma, mi fa ah. E quindi mi diverto a commentare quando leggo questi messaggi. Ho scritto: niente, continuiamo a svegliarci sempre col sole al mattino. E lei: esatto, senza pensare troppo a marchi, borse, ma alla vita più in generale, con i cuoricini. Quindi questo già, cioè lei in qualche modo già mi torna indietro, perché è partita a razzo senza motivo, non aspettandosi neanche il mio commento, e quindi secondo me è un po' indietreggiata e si è voluta parare, nel senso, intendevo dire che dobbiamo dimenticarci di queste cose frivole ma andare avanti. Anche qui, amore mio, io posso fare un video inerente alla politica interna? Posso fare un video inerente alla Brexit? Posso fare video... Cioè, voglio dire, ho degli interessi e questi interessi li manifesto pubblicando contenuti sui social. Ognuno è libero di seguirmi. Se tu non mi vuoi seguire, ma che c'entra dire questa cosa? Cioè, vabbè, comunque. Ah, eccola! Ah, lei, me la ricordavo da quando ho fatto lo screenshot. Giovanna Pass 62, una signora, quindi deduco. Questo elenco non lo trovo né carino né educato. Non è carino perché? Non è educato perché? Cioè, se voi andate a vedere questo video, sfido chiunque a dire che io non sia stata educata. A parte che faccio sempre delle premesse doverose nei miei video, perché purtroppo ci sono persone che fraintendono facilmente, quindi io ci tengo a fare le mie premesse, che poi lasciano il commento fine a se stesso. Perché non commentate realmente quello che mi state dicendo? Poi un altro account, però non ha il nome come user, ma ha un emoji che, vabbè, adesso vedete dallo screen, mi fa il segno dello sbadiglio, che quindi la poveretta è annoiata, e io sotto le mando un bacino. Mi dispiaceva che si stesse annoiando, quindi ho detto: vabbè, un po' di conforto, ti mando un bacio. Poi arriva lui, o lei, forse lei, non lo so, si chiama Power Flower, senza foto profilo, e mi scrive: ma sul serio stiamo a sentire una che commenta borse da 1000 euro? Probabilmente io vivo in un altro mondo. Forse sì, cioè forse ti piace il mondo Flower, Power Flower, non lo so. Ma forse anche tu hai ascoltato il mio video e quindi anche tu rientri in l'altro mondo, dove forse vivi parallelamente, perché abiti tutti e due, se mi hai ascoltato e se hai visto il video fino alla fine. Ma poi voglio dire, ma ognuno è libero di fare e dire quello che vuole, come voi siete liberi di scrivere quello che volete mantenendo un certo decoro, una certa educazione. Sarò io libera di fare questo video che non credo abbia urtato la sensibilità di nessuno, perché ragazzi, sono gusti personali. Cioè, come voi vi sedete, non lo so, a tavola con i vostri genitori, con i vostri amici, parenti, quelli che siano, si parla tipo: oh guarda, ho comprato la piastra nuova, però a me non piace quella. E vabbè, si campa lo stesso, a me piace, l'ho comprata. Perché fate così? Cioè, io vorrei davvero spiegarmelo perché, ma non riesco a spiegarmelo, perché la mente umana è molto complessa. Questo, ragazzi, lo dobbiamo capire un attimo. Il commento viene da Lau. Invece tutte quelle che ti piacciono le hai copiate tali e quali e le hai usate per il tuo brand. Ha ha ha. Non sapevo tu avessi visto borse del mio brand, che neanche io ho mai visto. Dimmi dove stanno andando queste entrate, perché io non le sto ricevendo. Allora, apristi il mio brand e facessi una linea, stai pur certa, Lau, che ti contatto, ti taggo in tutti i social che esistono, ti taggo e te li faccio vedere, così mi dici tu se sono tali e quali a quelli che ho appena citato. Che... Lei: quando non sai dove buttare i soldi e compro borse oscene solo perché di tendenza. Allora, torniamo sempre allo stesso discorso, quindi che si commenta senza anche capire il senso del video. Ma io nel video ho mai detto che posseggo quelle borse? Anche perché se io le possedessi, che senso avrebbe quello di prendere le foto da Google e metterle dietro? Ve le farei vedere davanti.
No, è più logico, secondo me, anche perché potrei parlarne meglio facendola girare a 360 gradi, no? Fammi rileggere. E compro borse oscene solo perché di tendenza. Di certo non butto 2.500 euro per una borsa che mi fa cagare. Cioè, no! Se investo perché è un investimento, la borsa di lusso, seppur borsa e seppur molte persone la reputino una sciocchezza, è un investimento perché... Se è di lusso, è un investimento. Nel momento in cui io sarò in una difficoltà economica, so che quella borsa posso rivenderla, avrà acquistato un valore, quindi mi va anche sotto etichetta vintage e potrà valere di più. Ci sono anche dei brand che aumentano semestralmente i prezzi delle loro borse e quindi facciamo un po' due conti. Ma comunque, torniamo al discorso madre. Secondo te io, se spendo questa valanga di soldi, perché sono tantissimi soldi, in una borsa, la prendo che non mi piace? Cioè, questa cosa è meravigliosa perché per partorirla ti sarai impegnata, credo. Cioè, ma anche se io credo che tu non abbia realmente capito il senso del video, però va bene. Comunque, allora, siamo tutti iper pacifici. Io questi commenti li prendo col sorriso. Francamente non sono neanche mai tanto preparata ai commenti degli haters, perché sapete quando un po' si risponde così di getto? Molte volte perché ci si può rimanere anche male di un commento, perché chi nella vita non vorrebbe piacere a tutti? Un po' c'è questa voglia di fondo, ma ormai è risaputo che non si può. A questo punto io non l'ho presa sul personale con nessuno. Quando rispondo è perché mi fa sorridere il commento, e quindi voglio vedere poi a loro volta se riescono ad essere ancora leoni da tastiera e continuare ad insultare. Alcuni ce l'hanno questa faccia, altri meno. Molto probabilmente riceverò una valanga di commenti negativi anche sotto questo video, ma niente, sono pronta a leggerli e vediamo un po' cosa ne verrà fuori. Vi ricordo che nella vita non bisogna mai farsi abbattere dai commenti negativi che provengono da soprattutto persone che non conosciamo, quindi non conoscono niente di voi, e da persone che invece conosciamo che sono solamente invidiose, perché le critiche, se devono essere fatte, ricordatevi che si fanno solo in maniera costruttiva e mai insultando. Vi mando un grandissimo bacio come sempre, e sempre se vi faccio, vediamo in un prossimo video. Ciao!